Se sono rose di zucchine non fioriranno, però sicuramente vi piaceranno. E allora guardate qui come si fanno. Srotolate la pasta sfoglia, spalmateci sopra uno strato sottile di formaggio e tagliatela in 3 strisce uguali. Su metà di ciascuna striscia adagiate qualche fettina di prosciutto cotto, le zucchine tagliate a rondelle sottili e richiudete con l'altra metà della striscia. Pressate leggermente con le mani e poi arrotolate la striscia su se stessa. Adagiate le rose di zucchine in una teglia per muffin e cuocetele in forno preriscaldato a 180 gradi per una 30 di minuti. E ta-da! Sono carine, vero?